Coltivavano cannabis a fini di spaccio, un marocchino e uno spezzino, sorpresi dalla municipale in un'area posta sotto sequestro alla pianta. La Spezia del futuro, nell'incontro tra autorità portuale e sindaci locali, è stato presentato il progetto di Enea e Confcommercio. Caldo record, anche oggi il picco ligure a Riccò del Golfo con 39,3 gradi. In città aprono le oasi per anziani e domani andrà peggio. Come recuperare i dispersi in mare? Gli elicotteri della Marina Militare coinvolti in un'esercitazione a Marinella di Sarzana. Spezia in ritiro nelle Marche, Aquilotti a Sarnano, nel cuore dei Monti Sibillini, dal 14 al 29 luglio, il 30 amichevole a Perugia. Buonasera telespettatori del TLS Giornale, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di giovedì 27 giugno che apriamo con la cronaca, una nuova attività della Polizia Municipale Spezzina a contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti in località La Pianta, dove erano ammassati rifiuti pericolosi all'interno di area sottoposta a sequestro. Gli agenti hanno riscontrato tracce di intrusioni abusive, rinvenendo inoltre due serre nascoste al cui interno erano coltivate sei piante di cannabis. Stamani è scattato il blitz, è fermato un giovane 21enne di nazionalità marocchina residente nelle vicinanze con precedenti specifici in materia. Con lui è stato identificato uno spezzino 19enne residente in Val di Magra. Perquisite le rispettive abitazioni, il materiale è stato sequestrato e per entrambi i responsabili è scattata la denuncia per illecita coltivazione a fini di spaccio. E si sono concluse ieri con il ritrovamento in vita dell'uomo di quasi 93 anni scomparso ad Amelia le operazioni di ricerca iniziate nella tarda serata di lunedì scorso. I vigili del fuoco, oltre alle squadre terrestri, hanno impiegato anche unità cinofile provenienti dall'Emilia-Romagna, i droni e l'elicottero Drago. La svolta ieri pomeriggio, quando l'uomo è stato individuato in zona impervia di difficile accesso e dopo aver aperto un passaggio attraverso la folta vegetazione, messo in sicurezza e trasportato in barella al pronto soccorso per i necessari accertamenti. Nella tarda serata di ieri in A12 corsia sud tra Santo Stefano Magra e Sarzana, incidente tra due auto di cui una si è ribaltata su un fianco, all'interno tre occupanti, due bambini di 12 e 10 anni con la madre 52enne, nell'altra auto coinvolta un uomo di 37 anni. Tutti sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. La compagnia della Guardia di Finanza di Sarzana ha individuato una gioielleria sarzanese che in pieno centro esercitava attività di compro oro in violazione alle normative antiriciclaggio. Gli amministratori dell'attività commerciale sono stati segnalati alla Procura della Spezia per violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 92/2017 per aver svolto l'attività in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori e le violazioni alle normative del testo unico in materia per aver fuso gli oggetti in oro senza aver rispettato i termini previsti. Sempre a Sarzana, stamani in un'abitazione della Bradia, lite per futili motivi tra padre e figlio inglesi ma da tempo residenti in provincia. Il padre ha tentato di allontanarsi dall'abitazione con l'autovettura mentre il figlio, continuando la discussione, si è aggrappato al cofano del veicolo. Solo dopo alcuni chilometri raggiunto il centro cittadino, l'auto è stata intercettata da una volante della polizia che ha condotto i due litiganti in commissariato. Il genitore è stato deferito all'autorità giudiziaria per lesioni personali. Dopo il corteo del 7 giugno, che ha visto una numerosa partecipazione di cittadini, associazioni, organizzazioni sindacali e mediche, a cui anche il Tribunale del Malato ha attivamente partecipato, è continuato insieme agli altri promotori il percorso del manifesto per la sanità locale. Grande attenzione sul riavvio dei lavori del nuovo felettino e le problematiche, strutture fatiscenti, disorganizzazione dei servizi, poco personale e pochi posti letto che affliggono l'ASL 5. L'assessore Viale deve venire alla Spezia e farsi carico di spiegare ai cittadini della provincia come evolvono i lavori e in caso di rescissione del contratto qual è il piano alternativo per concludere la costruzione del nuovo felettino in tempi certi e garantire nel frattempo un'adeguata assistenza ospedaliera nel Sant'Andrea. Enea e Confcommercio hanno presentato il progetto La Spezia del futuro, i mutamenti climatici al centro dell'incontro tra il presidente dell'autorità di sistema portuale e i sindaci del territorio. Chiara Alfonsetti.
Si chiama La Spezia del Futuro, modello di sviluppo sostenibile e circolare per un territorio attrattivo, resiliente e competitivo. Il progetto elaborato da Enea in collaborazione con Confcommercio, presentato oggi al sindaco di Rio Maggiore, al sindaco di Lerici e ai rappresentanti del Comune della Spezia e del Parco Nazionale delle Cinque Terre in un incontro promosso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Il progetto si propone di individuare gli interventi più efficaci per contrastare gli impatti del cambiamento climatico sull'ambiente, le infrastrutture e il territorio della Spezia, con un particolare riferimento alle attività produttive, turistiche e portuali. La proposta si focalizza sulle possibili strategie di mitigazione e progettazione di adeguate difese a mare per preservare dal rischio di eventi climatici estremi eccellenze locali quali il porto commerciale, le Cinque Terre, i porticciali turistici, le spiagge, le attività di mitilicoltura che hanno subito gravi ripercussioni dalle violente mareggiate dello scorso autunno. La Spezia di fatto potrà diventare il primo hub nazionale di crescita blu dove sperimentare lo sviluppo integrato e sostenibile delle attività riconducibili alla risorsa mare, dal sistema dei trasporti e delle infrastrutture alla filiera dell'accoglienza turistica. La scorsa settimana si è svolto a Sarzana il forum dedicato al parco del fiume Magra, organizzato da Legambiente per fare il punto sul futuro dell'area insieme ad amministratori regionali e locali e alle associazioni del bacino idrografico. Quello che è emerso, dichiarano Santo Grammatica e Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Liguria e Legambiente Toscana, è l'utilità di superare la richiesta di interregionalità del parco del fiume Magra, in quanto il contesto geografico, il bacino idrografico, la biodiversità e la qualità ecologica del territorio rende propedeutica l'istituzione di un percorso affinché il parco diventi nazionale. Durante l'incontro è stato presentato un manifesto redatto da Legambiente che sottolinea l'urgenza di avviare un percorso di tutela e valorizzazione integrata del parco del fiume Magra. Giustizia per la giustizia. Domani i dipendenti del Ministero della Giustizia incroceranno le braccia in tutta Italia in occasione dello sciopero proclamato da CGIL, CISL e UIL per protestare contro la gravissima carenza di risorse umane e finanziarie. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali alle 9 incontreranno il prefetto della Spezia per illustrare le motivazioni della mobilitazione. La CGIL Spezzina ha inviato una nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, segnalando la possibilità di sospensione del lavoro in situazioni critiche. Alte temperature associate ad umidità elevata e alla mancanza di ventilazione possono provocare danni alla salute fisica e psichica dei lavoratori. Il rischio deve essere valutato dall'azienda nel documento valutazione dei rischi secondo le modalità, l'organizzazione del lavoro, gli orari e l'ambiente, tenendo conto dell'esistenza o meno di efficienti impianti di ventilazione e condizionamento. E con questa notizia abbiamo iniziato a parlare del caldo che in questi giorni sta davvero colpendo pesantemente la nostra provincia, tanto che anche oggi il picco di tutta la Liguria si è registrato proprio in provincia della Spezia, a Riccò del Golfo, con 39,3 gradi. Da diversi giorni appunto la provincia e in particolare anche l'area della Val di Vara è interessata da questa ondata di calore. In città l'assessorato servizi sociosanitari, in collaborazione con le associazioni di volontariato ADA e ANTEAS, ha organizzato due aree oasi che saranno aperte fino al 31 agosto per fronteggiare con l'arrivo dell'estate le ondate di caldo. Si tratta di spazi climatizzati e attrezzati che offrono agli ultra 65enni attività ludico-ricreative e di socializzazione, site all'interno del centro sociale anziani di Piazza Brin in via Corridoni 7, nei locali del centro sociale del Favaro in via della Libertà 2. Sarà possibile inoltre, previa prenotazione, consumare il pasto all'interno della struttura con una modica spesa a carico dei partecipanti. L'area Oasi sarà aperta dalle 10 alle 18 e per gli anziani con difficoltà motorie sarà possibile fruire del servizio di trasporto. Il Comune della Spezia informa che nei mesi di luglio e agosto, come di consueto, sarà sospeso il martedì del cittadino, ossia la giornata in cui alcuni uffici comunali rimangono a disposizione dell'utenza con orario continuato dalle 8 alle 18. L'apertura pomeridiana del martedì riprenderà dal 3 settembre.
Record nella raccolta di pane e verdura per le fasce deboli della popolazione, ben 15 tonnellate in 5 mesi, da gennaio a maggio, da qualche settimana il giovedì sera, si radunano generi di conforto a favore di chi vive per strada. Le attività si sono incrementate negli ultimi tempi, con i referenti e responsabili della pubblica assistenza della Spezia, che si sono adoperati, sono Eloisa Guerrizio per il Buon Mercato e Inaco Bianchi e Maurizio Antonini per la pubblica assistenza. I beneficiari, la parrocchia della Pianta, la Mensa di Gaggiola, la Chiesa Battista, la parrocchia dei Salesiani e Missione 2000. Shopping 4.0, il ruolo del negozio fisico nell'era di internet. Il titolo del convegno organizzato da Federmoda e Confcommercio La Spezia, con l'obiettivo di avvicinare il piccolo commercio allo strumento moderno del web. L'evento si terrà il 1 luglio nella Sala Barilli in via Fontevivo. Chiara Alfonsetti e Raffaele Maulella. Il 1 di luglio il piccolo commercio si confronta su quelle che sono le nuove esigenze proprio per sostenere il tessuto economico spezzino. Sì, spiego brevemente. È stata un'idea nata in Confcommercio e in collaborazione con la Federazione Moda Italiana, perché naturalmente quello che è la situazione di questi ultimi anni, si vede che c'è stata questa, semplificando la cosa, rivoluzione nella distribuzione. La distribuzione ha avuto tante fasi, da fasi molto più vantaggiose, quando c'è stata evoluzione nel senso proprio del boom economico negli acquisti, a queste fasi ultime dove c'è una grossa contrazione del piccolo negozio. Cosa succede? Che le nuove tecnologie, ormai il mondo ha preso una direzione diversa, il piccolo inizialmente si sente un po' intimorito o addirittura scoraggiato. Cosa è stata l'idea? È un'idea che oltretutto, ripeto, nasce in scala nazionale, perché la persona che verrà, il relatore che verrà questo lunedì, che ricordo ancora lunedì prossimo, primo di luglio alle 10:30, nella sede della Confcommercio qui in Fontevivo, è persona che gira l'Italia per andare a spiegare al piccolo commerciante, quindi tralasciando la situazione economica, la difficoltà, tutto quanto, quello che potrebbe essere l'opportunità di fare le cose vecchie in un modo nuovo. È una frase che mi piace ripetere, le cose vecchie in un modo nuovo. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche il piccolo deve un pochino adeguarsi. Qui si parla di shopping 4.0 senza spaventare niente a nessuno. Verrà spiegato molto semplicemente quelle piccole cose o grandi cose che può fare anche il commerciante tradizionale. Il commerciante spezzino in questa scala da dove parte? Quanto è informato? Di come funzioni questo nuovo mondo del commercio? Mi piace la sua domanda, perché è proprio stato il timore e lo scopo nostro di dire: ma è possibile che, se ce lo diciamo tra noi, tra colleghi, o se si legge qualcosettina in giro, magari ci si tira sopra e non ci si pensa. Il fatto che venga una persona qualificata e veramente a spiegare esattamente che cos'è questo mondo, cos'è questa trasformazione che c'è, che non si può solo guardare dalla finestra accusando questo e quello. Io credo che l'utilità sia quella. L'invito è perché sia i titolari, giovani o vecchi che siano, non importa, giovani ancora meglio, ma i giovani sono già forse più preparati, ma anche quello meno giovane, sentire che sono piccole cose che si possono fare. Nel quartiere di Fossi Terme è ora ufficiale la costituzione di un comitato a disposizione dei residenti, oggi pomeriggio il taglio del nastro. Chiara Alfonsetti, Davide Morino. Il comitato Fossi Terme diventa ufficiale, lavorate da tanti anni sul quartiere e oggi si sta tenendo la presentazione ufficiale. Sì, buonasera a tutti. Sì, ci siamo costituiti il mese scorso e ora abbiamo il piacere di presentare il comitato alla cittadinanza, ai quartieri che noi rappresentiamo, i quartieri della Scorza e di Fossi Terme. Sono due quartieri che noi abbiamo sempre avuto a cuore, perché sono vicini e sono i quartieri nei quali noi viviamo. E ci siamo costituiti 4 anni fa in conseguenza di un dramma di una persona, di una rapina, e da allora abbiamo sempre lavorato per poterci confrontare con le istituzioni, per avere un confronto, perché ci stava a cuore, come ci sta tuttora a cuore, del nostro progetto, quello di portare avanti una migliore sicurezza, un migliore decoro urbano, e quindi il comitato perseguirà questo fine. Ecco, quali sono i punti dai quali partite per aumentare il vostro lavoro sul territorio? Allora, anzitutto, avendo costituito il comitato, avremo sicuramente dell'adesione che ci hanno già chiesto,
le persone del quartiere e quindi avremo un peso maggiore nei confronti delle istituzioni. Chiederemo un maggiore controllo, cosa che abbiamo già chiesto ai comandanti che abbiamo incontrato della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. La settimana prossima avremo il confronto con il questore che ci ha dato la possibilità di avere un incontro. E poi chiederemo un incontro anche con i vari assessori, con il sindaco, con il quale comunque ci siamo già confrontati l'anno scorso, perché vorremmo chiedere una maggiore pulizia, una maggiore manutenzione nel quartiere, che è sinonimo di sicurezza, perché tutto gira attorno alla sicurezza. Ci sono persone anziane, bambini, quando camminano anche per strada, un marciapiede che è maltenuto può essere anche causa di un incidente e quindi questo noi vogliamo che non avvenga. Quanti sono i membri del direttivo? 9. Ringraziamo i commercianti della zona che ci hanno voluto offrire dei loro prodotti e questa è una cosa molto importante perché vuol dire che anche loro hanno a cuore il bene del quartiere e noi li ringraziamo vivamente. Grazie. Come recuperare i dispersi in mare? A Marinella un'esercitazione che ha visto coinvolti anche gli elicotteri della Marina Militare. Sergio Diofili. Un elicottero caduto in mare con l'equipaggio che necessita di essere soccorso. Scatta l'allarme, due velivoli si levano dalla base elicotteri di Maristelli Lumi. Fuori programma e qualche apprensione per i bagnanti delle spiagge di Marinella che questa mattina sono stati, loro malgrado, spettatori inconsapevoli di una esercitazione della Marina Militare. Nella simulazione il segnale di allerta parte da un fumogeno attivato in mare da 4 naufraghi che chiedono di essere soccorsi. A questo punto ecco che da uno dei velivoli viene lanciata ai naufraghi una zattera autogonfiabile che garantisce loro di sistemarsi all'asciutto, oltre a fornire razioni alimentari e attrezzature di emergenza in caso di permanenza più o meno prolungata. Con i naufraghi al sicuro sulla zattera, dall'elicottero scendono due operatori che una volta assicuratisi delle loro condizioni coordinano le operazioni di recupero. Due di essi vengono sollevati con il cestello, il cosiddetto rescue basket, che permette di trarre a bordo anche soggetti infortunati, mentre gli altri due vengono raccolti con una braga assistiti da un operatore. Quindi rientra alla base dove ad attendere gli infortunati ci sono ambulanze e medici. Come hanno spiegato al comando di Maristelli Luni, la base elicotteri della Marina attigua all'aeroporto di Sarzana, quella che si è svolta oggi è un'attività di addestramento che riveste un ruolo fondamentale per gli equipaggi che in questo modo fanno esperienza sul campo, testano le attrezzature e affinano le procedure. Una rottura nella condotta della fognatura con sversamento di liquami in mare ha fatto scattare il divieto di balneazione a Porto Venere nella località Olivo Ponte Ferrari e Seconda Traversa Olivo. Il divieto imposto dal sindaco Matteo Cozzani permarrà fino al completamento dei lavori di sostituzione della condotta danneggiata e al campionamento specifico. Il comitato di quartiere Umberto I ha organizzato questo pomeriggio una nuova iniziativa culturale dedicata al binomio dialetto e pittura. Il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Sergio Diofili. Questo pomeriggio in Piazza Brina una bella iniziativa che unisce il dialetto, la tradizione, con anche le nuove generazioni e i nuovi cambiamenti che sono avvenuti in questa piazza che ha da sempre rappresentato uno dei cuori pulsanti della città. Pittura e dialetto in Piazza Brina, com'è nata questa iniziativa? Allora, questa iniziativa nasce dalla collaborazione del Comitato Quartiere Umberto I, il laboratorio artistico Solo Arte, iniziativa che riporta proprio alle tradizioni spezzine per attirare proprio la gente, per riportare un clima di aggregazione sociale proprio nel quartiere. Ecco. In un mondo dominato dalla globalizzazione c'è spesso il rischio che le identità si perdano, che ci sia un appiattimento. Quanto è importante invece conservare le tradizioni popolari e le identità dei luoghi? Ma direi che è fondamentale l'origine, la nostra radice, per integrare eventualmente altre origini, altre radici. Noi con questo evento socioculturale vogliamo proprio integrare la nostra lingua dialettale che il maestro Cavallini sa esporre, sa esprimere molto bene, insieme a un'estemporanea di pittura, quindi espressioni artistiche, culturali legate alle nostre tradizioni che vanno a incontrarsi con gli altri. Il Comitato Quartiere Umberto I vogliamo cercare di aprirci a nuovi orizzonti, a nuove culture, partendo però dalla nostra origine proprio per sentirci uniti e comunità, il senso di aggregazione sociale anche con questo caldo di oggi, però insomma ci siamo.
Oggi protagonista il dialetto in Piazza Brin, quanto è importante tramandarlo anche alle giovani generazioni per preservare l'identità e la cultura di un luogo? Diciamo che è importantissimo, il problema è vedere se ci si riesce, il problema è vedere, perché queste sono iniziative encomiabili, però sono ancora abbastanza limitate. Il fatto stesso che venga fatta in un quartiere, diciamo, in cui la presenza non autoctona è importante, è un bel segnale comunque di impegno, ecco. Perché come si sa nessuno vuole prevaricare nessuno, però la nostra cultura, le nostre tradizioni, noi ci teniamo a conservarle. Quindi sarebbe molto opportuno che i ragazzi se ne occupassero. Ma l'iniziativa di questo pomeriggio comunque restituisce una fotografia che è un segnale di speranza positivo. Sì, anche perché insomma qui vedo che ci sono anche dei bambini e comunque c'è sempre una presenza, c'è sempre, si sente che il dialetto c'è, ecco, c'è ancora. Sofia, una delle mascotte di questa iniziativa, che esperienza è? È un'esperienza bella e sono contenta di essere la mascotte del comitato. Domani sera alle 21.15 alla sala del Consiglio del Comune di Sesta Godano sarà presentato il libro scritto da Lorena Calabria, Maschere di Carnevale nell'estrema Liguria orientale, libro dedicato ai belli e brutti di Suvero e le maschere di Zeri. Venerdì 28 giugno alle 18.30 al Museo Diocesano di Massa inaugura la mostra Rinascimento inedito, la Lunigiana tra 400 e 500, dedicata all'arte e alla cultura del territorio tra XV e XVI secolo. La mostra, articolata in diverse sezioni, celebra il rientro dopo il restauro di un dipinto molto significativo per il museo e per la città di Massa, la Pala di Santa Elisabetta di Bernardino del Castelletto. La mostra resterà aperta fino al 30 novembre durante l'estate, il giovedì e il sabato dalle 21 alle 24 e il venerdì dalle 18 alle 24. Tornano le sentinelle in piedi sabato 29 giugno dalle 19 alle 20 in piazzetta del Bastione alla Spezia, alla 16ª veglia dal 2014. Le sentinelle daranno testimonianza pubblica a confessionale e a partitica in favore della vita, della famiglia e della libertà. E sempre sabato e sempre alle 19 alle Terme di Equi nel comune di Fivizzano sarà presentato il libro Finte, gesti e imitazione della realtà ed assieme una mostra artistica di Angelo Pellini. Il libro è una biografia dell'imprenditore e artista lunigianese che da anni vive e lavora in Messico. Terminati gli studi superiori alla Spezia, città di origine della madre, raggiunge Firenze dove inizia il suo percorso artistico con la frequentazione di vari artisti, tra i quali Luca Alinari. Pellini ha girato tutto il mondo per stabilirsi nella città di Guadalajara, dove ha aperto un laboratorio in cui alterna la produzione di quadri e sculture. In essa Pellini racconta il suo amore per la natura, il colore e gli esseri umani. Non a caso sceglie come logo della mostra emozioni. I quadri di Pellini sono realizzati in fibra vegetale a base di farina mescolata con carta riciclata che una volta solida viene dipinta. Mi piace creare emozioni nella gente, racconta Pellini. Sabato prossimo a Equi Terme l'occasione per conoscerlo. Il CAMEC, Centro d'Arte Moderna e Contemporanea, presenta dal 29 giugno al 17 novembre Claudio Papola, Uomo del mio tempo. Si tratta di un progetto espositivo inedito curato da Giovanna Riu che inaugura domani alle 19. Codeglia, meta di alpinismo lento. Il paesino della Val di Vara, sempre più destinazione outdoor per gli amanti della natura. Scopriamone di più nel nostro servizio. Situato lungo un'antica via del sale tra il mare e il suo entroterra, in una posizione prossima al crinale, per le molteplici attività della location che fanno riferimento all'alpinismo lento, cultura, tradizione, storia e sport, oggi il borgo di Codeglia si sta sempre più affermando come bella e frequentata meta turistica outdoor per chi ama tranquillità, sport dolce e natura. Quelli che un tempo erano stati lo spopolamento ed il conseguente abbandono del territorio, oggi sono soltanto un ricordo. Tempo fa l'associazione Mangia Trekking, tra gli ideatori italiani delle attività sportive connesse al termine lento, in collaborazione con il comune di Ricò del Golfo e con la gestione dell'albergo diffuso di Codeglia, in un vicolo del paese colorato con pietra vista, aprì un point di riferimento.
Obiettivo: contribuire ad un progetto di valorizzazione territoriale per uno dei borghi della Val di Vara maggiormente legati alla storia delle Cinque Terre, con un trascorso fatto di agricoltura, allevamenti di animali e produzione di formaggi. Così, nell'intento di sviluppare attività di alpinismo lento in collaborazione con i gestori dell'albergo diffuso, l'associazione Mangia Trekking, a cui si deve anche la manutenzione e la segnaletica dei sentieri, ha spostato il proprio point in un locale posto all'ingresso del paese colorato, in un luogo con una piccola aia ben visibile che immediatamente indica a chi vi giunge l'anima del borgo. Da qui la soddisfazione dell'associazione Alpinismo Lento nel contribuire effettivamente a quel progetto che vuol vedere Codeglia affermarsi quale bella risorsa turistica in un ampio territorio tra Golfo dei Poeti, Val di Vara e Cinque Terre. Nella splendida cornice di Lerici anche quest'anno torna il consueto appuntamento annuale con il Summer Basket Tour organizzato dalla Lega Pallacanestro WISP La Spezia e Val di Magra con il sostegno di Decathlon. La tappa spezzina del torneo cestistico 3 contro 3, giunto alla 30ª edizione, si terrà alla Rotonda di Lerici da venerdì 28 a domenica 30 giugno. La partecipazione al torneo garantirà alla squadra vincitrice la possibilità di rappresentare la propria città alla 30ª edizione del Master Finale di Pesaro dal 26 al 27 luglio. Grazie alla proficua collaborazione con Media Sport Event saranno le Marche ad ospitare la preparazione estiva degli uomini di Mister Vincenzo Italiano in vista della stagione 2019-2020. Lo splendido borgo di Sarnano, suggestiva località nel cuore dei Monti Sibillini a 539 metri sul livello del mare, è pronto a diventare la base operativa delle Aquile in vista della prossima stagione sportiva, ospitando i bianchi dal 14 al 29 luglio dopo i primi due giorni dedicati a test e visite mediche che si svolgeranno il 12 e 13 luglio in riva al Golfo dei Poeti. Prima uscita degli Aquilotti il 20 luglio alle 18 contro la formazione locale, poi altre due gare il 23 e il 27 luglio ancora da definire e il 30 luglio alle 20:30 l'amichevole allo stadio Renato Curi di Perugia contro i padroni di casa. Abbiamo già parlato nel corso del giornale del caldo record di questi giorni. ARPAL ha emesso un avviso meteorologico relativo all'elevato disagio fisiologico anche per domani, venerdì 28 giugno. Le temperature saranno in lieve ulteriore aumento su tutte le zone con il calore che si farà sentire nei centri urbani e nelle valli interne poco ventilate. Tempo stabile, cielo in prevalenza sereno con locali addensamenti, umidità su valori medio-alti, venti in regime di brezza sulle coste, mare quasi calmo e temperature tra 24 e 33 gradi. È tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni del TLS Giornale. Arrivederci.